Avete avuto paura durante il lockdown? Francamente no, perché eravamo stati già preparati molto prima che il governo mettesse l'ordine. Certo era duro perché noi eravamo abituati anche senza la visita dei parenti a scegliere, stare insieme e conversare. Vittoria è uno degli ospiti della Casa di Riposo Santiago di Lanciano che ha vissuto la pandemia da coronavirus disegnando favole. Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti dopo la fase di lockdown, che qui ci tengono a dire è iniziata a febbraio, ancor prima del decreto di chiusura. Una decisione che ha messo in sicurezza tutti, come sottolinea il medico di struttura Gabriella Mastro Giuseppe. Il 30 maggio è venuta la ASL a fare i tamponi e l'esame sierologico a tutti i dipendenti e a 10 ospiti a campione, come da protocollo, e sono risultati tutti negativi. Pertanto noi possiamo anche essere soddisfatti che il lockdown che abbiamo intrapreso già dal 23 di febbraio, l'utilizzo dei dispositivi DPI previsti dall'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, e il distanziamento sociale sono stati sicuramente efficaci nella prevenzione e nella lotta al Covid-19. Le visite dei parenti non sono ancora ammesse all'interno della struttura. Gli anziani ricominceranno ad uscire in giardino a luglio. Nel frattempo si fa largo uso della tecnologia e di internet, spiega la caposala Giovanna Catano. Abbiamo mantenuto il controllo diretto con i parenti attraverso videochiamate e chiamate con il supporto della psicologa, l'assistente sociale e l'animatrice e abbiamo adottato tutte le procedure e i protocolli Covid, fatto formazione ai dipendenti e ai pazienti, avendo previsto questo dal sistema di qualità. E avendo in dotazione già i DPI richiesti per la sicurezza sul lavoro, quindi ne avevamo una fornitura adeguata, abbiamo fatto fronte alle necessità. I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro di squadra che l'amministrazione della struttura riconosce a tutto il personale, conclude Silvia Giallonardo. A nome di tutto il consiglio di amministrazione del dottor Panaccio e della famiglia Mario, desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale che, nonostante le difficoltà e le paure del momento, ha lavorato con grande professionalità e spirito di abnegazione, senza assentarsi sul posto di lavoro e continuando a lottare. Nutriamo una grande riconoscenza per quello che è stato fatto e continuano a fare. La situazione della nostra struttura non ancora riusciamo a tornare alla normalità. Si procede per gradi e il nostro messaggio è quello di non abbassare la guardia, rispettando tutte le indicazioni che ci vengono date e ancor più per un futuro migliore. Riceviamo numerose richieste, non riusciamo a soddisfare la domanda e proprio per questo la proprietà ha deciso di ampliare la struttura e di portarla ad ulteriori 20 posti letto. E se non si ha cura per gli anziani, non c'è futuro per giovani.